La registrazione del trono classico di uomini e donne slitta. I giovani del programma non saranno in studio oggi pomeriggio come al solito, ma si ritroveranno domani pomeriggio. Quelle che si terranno in questi giorni sono le ultime registrazioni, visto che le scelte sono ormai all'orizzonte, così come la pausa del programma. A differenza di quanto succede con Mattino 5 e Pomeriggio 5, in pausa dal 10 giugno, Uomini e Donne potrebbe chiudere i battenti già il 1 giugno, ovvero una settimana prima. Questo significa che domani pomeriggio andranno in scena i primi annunci ufficiali. Lo scopriremo solo con le prime anticipazioni della puntata di domani. Ci sarà una sorpresa per Angela Nasti e Claudia Cavaglià ancora prima di Andrea Zelletta. Ed Apar. Giulio Emanuel, puntate complicate per Giulia Cavaglià. A Uomini e Donne, la tronista ha dovuto dire addio a Flavio Barattucci, che ha deciso di non tornare in studio, nonostante i suoi tentativi. In studio per lei sono rimasti Giulio Raselli e Manuel Galiano. È proprio tra loro che Giulia farà la sua scelta, che è ormai alle porte. Ma le ultime esterne e registrazioni sembrano palesare un forte avvicinamento della tronista a Giulio. Nelle prossime puntate assisteremo, infatti, ad un appassionato bacio tra i due, e questo nonostante Giulia avesse annunciato di non voler più baciare nessuno dei suoi corteggiatori. Emanuel, di fronte a quanto sta accadendo, non nega il suo dispiacere. Lo fa nel corso di un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, dove racconta di una svolta non positiva nella conoscenza con la tronista. Punto Manuel Galiano in difficoltà con Giulia Cavaglià: non sto attraversando un periodo sereno. Ammette Manuel Galiano al magazine di Uomini e Donne: inizio a vedere degli atteggiamenti di Giulia che ho difficoltà a mandare giù. Vederla così vicina agli altri corteggiatori non mi fa assolutamente piacere. Manuel ammette di avere grandi difficoltà nel vedere Giulia assieme a Giulio, anche se non posso lamentarmi del rapporto che c'è tra me e lei, ma penso che sia dovuto soprattutto ai miei modi di comportarmi. Non le ho mai dato motivo di arrabbiarsi, però oggi mi rendo conto che questo la porta a stare più tranquilla e a fare meno gesti e sorprese verso di me. Il corteggiatore è deciso ad arrivare sino alla fine di questo percorso, ma qualora Giulia dovesse avvicinarsi ulteriormente al rivale, qualcosa potrebbe cambiare. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.